E bentornati alla Mazza Caffè. Durante agosto leggevo ogni giorno i giornali, dicevo accidenti quanto mi sarebbe piaciuto oggi scrivere il caffè, invece sono in vacanza. E quando sei in vacanza ne succedono di tutti i colori. Il tizio di Torino che comunica in diretta agli amici i tradimenti della promessa sposa, e poi il generale Vannacci, autore del nuovo bestseller del secolo, insomma, è successo veramente di tutto, soprattutto tanto materiale per il caffè, c'era tante cose divertenti, però anche questa settimana che abbiamo ricominciato, diciamo così, il materiale non è mancato. Andiamo un po' a vedere cosa facciamo in questo Ammazza Caffè. L'Ammazza Caffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. Allora, mai avrei pensato di ricominciare proprio da Morgan, che è un grande classico, diciamo così, e soprattutto mai avrei pensato che questo argomento interessasse così tanto. È stato uno dei caffè più letti dell'anno e devo dire quindi che evidentemente in qualche modo Morgan così divide ma interessa, perché altrimenti non si spiegherebbe perché così tante persone leggono le cose che lo riguardano. Il titolo era I bifolchi di Morgan. Morgan mi sta simpatico perché nei suoi periodici scoppi d'ego vedo affiorare l'ombra, cioè la parte oscura di noi stessi che ci sforziamo di rimuovere e che invece lui fa regolarmente esplodere ogni volta che non ottiene dagli altri il riconoscimento della propria presunta grandezza. Mi interrompo per dirvi che questa frase denuncia il fatto che io ad agosto mi sono letto due libri su Jung, e quindi impreparatevi se nelle prossime settimane se mi sentite parlare di inconscio collettivo, di ombra, sappiate che il mio, come dire, guru di riferimento, la testa e il cuore soprattutto più potenti secondo me del Novecento, il mio adorato Jung, insomma, lo riuscirò come sempre a infilare dappertutto. Vabbè, quindi ho tirato in ballo Jung per Morgan e lui, anziché sentirsi onorato, si è molto arrabbiato, ma questo è un altro discorso che così faremo magari dopo. Da solista Morgan, come davanti col pezzo, da solista Morgan ha scritto una sola canzone memorabile, Altrove, e ha una voce poco aggraziata. È decisamente più bravo a suonare e a divulgare, eppure si sente un genio incompreso e un grande artista, come tanti in quest'epoca sprovvista di geni e di artisti. Ma chi sono io per negargli il diritto di proclamarsi un fenomeno, di disprezzare i cantanti più popolari di lui e di insolentire gli spettatori spensierati del Festival di Sedilunte, che dal genio volevano soltanto qualche canzone orecchiabile di Battiato per potersi mettere a danzare in platea come le zingare del deserto o le balinesi nei giorni di festa? L'unica critica che ho l'ardire di fargli è l'incoerenza tra l'autocertificata genialità dell'artista e il linguaggio con cui esprime i suoi stati d'animo. Da un genio mi aspetto parolacce d'autore, allusioni perfide, insulti pregnanti. In questo senso l'epiteto bifolchi da lui usato non mi è dispiaciuto, un po' arcaico però di spessore. Ma per dare del fr.dm a un disturbatore e gridare a un altro levati dal c puntini puntini non è necessario essere artisti, basta frequentare un qualunque stadio o ingorgo automobilistico, al limite un talk show dove però nessun bifolco pretende di passare per genio. O sì? Tanti commenti, a cominciare da quello di Morgan, che insomma non ha gradito questa genere di ironia, e persone però, me lo dico da solo, è ovvio, non è che posso pretendere, come mi dice sempre mia moglie, ma se dici a uno che ha scritto una sola canzone bella nella vita non puoi pensare che ti ringrazi, insomma. Però è un dato di fatto, insomma, con tutto il rispetto che dobbiamo sicuramente a una figura importante del panorama musicale italiano, cioè diciamo Jovanotti o Vasco Rossi hanno scritto 30 canzoni che fanno parte della nostra vita. Morgan, l'unica che mi viene in mente, Altrove. Magari fra 30 anni, fra 50 anni invece ci saremmo dimenticati le canzoni di Lucio Battisti, di Celentano, di Gianni Morandi, di Battiato, di Vasco Rossi, di Jovanotti, e ricorderemo quelle di Morgan. Però al momento, onestamente, la realtà è un po' questa. Però vabbè, ci sta, voglio dire, anche io quando qualche giornale mi critica o mi attacca o mi dice che non sono capace a scrivere, mi girano le scatole, quindi ci sta che Morgan si sia così un po' non abbia gradito questo genere di critica. Invece vediamo cosa ne pensano i lettori. Sounds and Fascination, che sembra il titolo di un disco, a proposito invece è l'avatar, non so, di un
di un lettore, scrive: Morgan è dotato già di suo di un ego patologico e ha imparato la lezione da Sgarbi. E così il tema è questo. Io penso, fatemi fare un attimo appunto lo junghiano, cosa ci interessa della vicenda Morgan? Questo fatto dell'ego, cioè dovremmo imparare un po' tutti a disidentificarci dall'ego, se non parlo bene, ho letto Jung, disidentificarci, cioè noi non siamo il nostro ego e invece noi pensiamo di essere l'ego, quindi ogni cosa la riconduciamo a noi, al mio io, ecco, ogni tanto forse non farlo è il segreto per renderci la vita un po' più serena e un po' più felice. Loredana Paganelli scrive: sarebbe anche ora che personaggi come Morgan non venissero più invitati in TV o nei teatri, tanto si sa che finisce sempre così, cioè con le polemiche. Mi sembra molto centrato il commento di Clotilde Crescenzi, che va sul punto vero del caffè, e cioè lei dice: penso che quello che lei ha affrontato sia il problema del secolo, come Morgan tanti si sopravvalutano e non solo in ambito musicale, e poi quando non vengono riconosciuti esplodono in una rabbia incontrollata, e questo è davvero un fenomeno. Cioè ogni calciatore è convinto di essere Maradona, ogni scrittore è convinto di essere Hemingway, e quando gli dici no, forse magari Hemingway era un po' più bravo di te, vanno fuori di testa. Mi ricordo un mio ex direttore che quando così voleva placare un po' l'ego magari di qualche inviato, gli diceva: la considerazione che tu hai di te stesso non è condivisa dal mercato. Diciamo così, una frase gelida, feroce, ma che aveva un suo perché. Va bene, salutiamo Morgan e andiamo invece a una delle storie più belle della settimana, che parte da una cosa apparentemente brutta ma poi diventa bella, che poi sono le storie che mi piacciono di più. L'ho intitolata Rimetti a noi i nostri debiti. Berlusconi sosteneva che la parola preferita dagli italiani è gratis, e quest'estate alcuni selezionatissimi nostri connazionali in trasferta hanno reso omaggio a questa sua intuizione dileguandosi dal ristorante al momento del conto. Ecco, mi fermo un attimo per riflettere che abbiamo avuto quest'estate da un lato degli scontrini folli, no? Vi ricordate quello, ecco, un altro caffè che avrei voluto fare ad agosto, quello della tassa messa nello scontrino per la divisione del toast e il mettere un piattino in più per tagliare in due il toast. Ecco, da un lato queste cose, dall'altra però della gente che ha risolto il problema dell'aumento alla radice scappando dal ristorante senza pagare. Con la linea l'ha dettata una delegazione di mangiatori a UFO. Io ho scritto a UFO, ma un signore di Roma mi ha corretto dicendo che ci vuole la doppia F, quindi io riferisco e mi fido naturalmente della sua maggiore competenza, quindi a UFO in Albania, dove a saldare il debito è accorsa la sorella di Arianna Meloni, cioè la cognata di Lollobrigida e la compagna di Gianbruno, sempre la stessa persona. La scena si è appena ripetuta a Malta, dove al posto della premier però a intervenire a pagare è stato un signore di Ragusa a cui assegnerei il titolo di padre dell'anno. Sentite bene cosa è successo. Allora, un manipolo di adolescenti esce alla chetichella da un fast food maltese lasciando uno scoperto di 100 euro. Le onnipresenti ormai telecamere immortalano le loro facce, che finiscono sui giornali debitamente pixellate. Apro un'altra parentesi: sono felice di aver vissuto la mia adolescenza in un'epoca in cui non c'erano le telecamere ovunque, se no ne avrei qualcuna, ne ho combinata anch'io. Il padre di uno dei ragazzi riconosce le fattezze familiari del figlio, ma anziché inorgoglirsi per la bravata del suo erede e denunciare il ristoratore per lesa maestà, gli telefona affranto, disposto a saldare il conto. Il ristoratore, secondo me, sarà rimasto sconvolto, perché un padre che ha una reazione così è un padre proprio all'antica. E quindi il ristoratore rimane così stupito, comunque dice: no, guardi, sono più che sufficienti le scuse, che più del danno economico a irritarlo era stata un po' la sensazione di essere stato preso per i fondelli. Ma il padre insiste e anzi si impegna a mandargli il figlio la prossima estate lì perché lo faccia lavorare gratis. Il ristoratore pensa a questo punto abbia vacillato, cioè, sto sognando, cioè, sono in paradiso, però ha detto: no, guardi, facciamo così, io non voglio i 100 euro, ma li devolva a un'associazione di disabili se proprio vuole. E il padre siciliano non solo l'ha fatto, ma ne ha spediti più del doppio. Morale della favola: a fare debiti eravamo già bravi prima, ma adesso stiamo diventando bravi anche a pagarli. E questa non è una favola, ma una notizia. E io vi aggiungo qui, nel nostro Ammazza Caffè, non avevo lo spazio di scriverlo del caffè, che addirittura un altro italiano di Ragusa, che vive a Malta, a sua volta, leggendo la notizia, si è offerto di essere lui a saldare
il conto. Quindi insomma c'è una forma anche di orgoglio, in questo caso quasi più un orgoglio cittadino o regionale, secondo me ancora più che nazionale, ma in ogni caso uno spirito di appartenenza di cui insomma prendiamo atto, perlomeno segnaliamolo senza giudicarlo, ma è un dato che è interessante segnalare. Lucia Fugnatti mi scrive: concordo, veramente un padre con la P maiuscola encomiabile, da prendere ad esempio. Aristide Gentile, spiritoso, dice: al signore di Ragusa assegnerei il titolo di padre del ventennio, peccato che i tribunali dei minori potrebbero processarlo per molto meno, quindi gli consiglio di trovarsi subito un bravo avvocato di fiducia. Sì, un padre all'antica, decisamente oggi le tendenze sono diverse. L'altro giorno leggevo, pensate, di una nonna che ha ricevuto il DASPO, sapete, quella punizione per cui un tifoso non può più andare allo stadio, perché ha partecipato, forse addirittura ha iniziato una rissa sugli spalti durante una partita di dilettanti in cui giocava suo nipote. Una signora di 71 anni che si è messa a menare i genitori e i nonni dei giocatori che giocavano contro suo nipote. Insomma, capite che il papà di Ragusa, ecco, si staglia al confronto come un uomo di, non dico del secolo scorso, forse addirittura di 20 secoli fa, non lo so, dell'antica Roma, proprio quei vecchi padri dell'antica Roma che orgogliosi. Va bene, ma non ditelo in giro, questo è il pezzo più divertente che mi è successo di scrivere forse nella mia vita, ma non lo devo a me, non ho alcun merito, devo ringraziare l'anonimo dirigente locale di Fratelli d'Italia che mi ha regalato davvero questa chicca straordinaria. Allora, il testo della chat che sto per leggervi purtroppo è autentico, la scena invece della sua stesura me la sono un po' immaginata ispirandomi al celeberrimo duetto Totò Peppino e la mala femmina, la famosa lettera. Allora, Peppino, sediti al computer e scrivi: hai scritto? E da qui comincia il testo vero, eh? Signori, giovedì mattina ci sarà il presidente Meloni a Caivano, dobbiamo mobilitarci per portare persone, ma non con simboli di partito, le persone devono sembrare persone qualunque. Io ho immaginato il Peppino che dice qualunque è plurale, e intanto il nostro invece dirigente, torniamo alla lettera vera, scrive: persone qualunque che accolgano Giorgia festanti, anche per bilanciare eventuali contestatori, perché lì sarà pieno di redditi di cittadinanza. Quindi il reddito non è un reddito, è un essere umano che si chiama. E Peppino che dice: pure mio zio ci sarà, non mi interrompere. Ovviamente in questa forma di messaggio non dovete farlo circolare. Io qui vi confesso, sono rimasto 2 minuti a studiare questa parte, stavo per chiamare il mio amico Roberto Vecchioni per chiedergli cioè come funziona. In questa forma di messaggio non dovete farlo circolare il messaggio, non è... Infatti ho fatto dire a Peppino cosa, e il nostro dirigente dice: il messaggio lo, no, lo è maschile. In questa forma di messaggio non dovete farlo circolare a livello di base, perché altrimenti arriva ai giornalisti e sembra che Meloni si fa organizzare la clac. E giustamente Peppino dirà: fai congiuntivo? Ma sì, fai come vuoi. Continuiamo. Io ho scritto così a voi, qui proprio è Totò puro, io ho scritto così a voi perché siete un livello apicale di dirigenza. Apiche? Apicale, a livello di vertice, capito? Consiglio dunque di fare la mobilitazione con chiamate dirette e organizzando macchine di fedelissimi e gente intelligente. Hai scritto intelligente? Mio commento finale: disgraziatamente qualche dirigente apicale, prima di salire su una macchina piena di gente intelligente, ha girato la chat ai giornalisti. A conferma che tra i fedelissimi di Fratelli d'Italia non esiste differenza fra il vertice e la base. Insomma, io mi sono molto divertito, naturalmente mi sono fatto prendere la mano dal divertimento della scrittura, degli sfondoni di questo testo. Forse ho perso un po' di vista il centro vero del pezzo, che al di là degli sfondoni è la cosa buffa di quest'uomo che sta scrivendo ai vertici di Fratelli d'Italia in quella provincia per dire: organizzate una clac, ma che non sembri una clac, che sia una clac in incognito, e non ditelo ai semplici militanti, perché uno di loro potrebbe dirlo ai giornalisti. Invece non è stato il caso, ci hanno già pensato i dirigenti a dirlo ai giornalisti. Però la signora Elisabetta Gallotti mi scrive:
dire, riportando il virgolettato, devono sembrare cittadini qualunque che accolgano Giorgia festanti, ma è chiaro che intendeva dire manteniamo un comportamento sobrio. Solo dei comunisti malafede non capiscono che il significato era quello. Guarda, io non essendo un comunista non posso parlare a nome dei comunisti, però per quel che mi riguarda io penso che se uno scrive che bisogna fare una clac per accogliere Giorgia festanti, e sono tutte parole che stanno nel testo, non lo so, mi sembra che voglia dire che bisogna accogliere Giorgia festanti, non che bisogna mantenere un comportamento sobrio. Voleva dire che bisogna fare un po' di casino positivo, far vedere che siamo tutti felici. In effetti Sergio Bertasi, che probabilmente sarà un comunista in malafede, non lo so, però il signor Sergio Bertasi scrive: complimenti, non male come arrampicata sugli specchi. Signora Elisabetta, io non voglio dirlo anch'io, però insomma sì, in effetti un po' mi sembra una vaga arrampicata. Andrea Cristofari commenta definitivamente: livello di segretezza, siamo a livello Pulcinella. E mi pare che con questo possiamo davvero chiudere con un sorriso questa prima puntata autunnale, quasi autunnale ormai, della Mazza Caffè, e ci risentiamo nel prossimo fine settimana. Ciao a tutti. Questo era la Mazza Caffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese con Giulia Pacchiarini.